E siamo pronti per presentare un'altra band inedita che cercherà di calcare il palco della Vica Rock 2019. Benvenuti ragazzi. Ciao, grazie. Allora, voi siete Gli Inedia. Inedia. Intanto dimmi il tuo nome e il ruolo. Sergio Puglisi, sono il cantante del gruppo. Io sono Nuccio, il chitarrista. Manca qualcuno, ovviamente, della band. Cosimo Ursini, il batterista, e di Stefano Tuccio, che è il nostro bassista. Allora, ditemi velocemente, intanto perché questo nome, prima di tutto. Inedia, viene da un discorso, abbiamo combinato la voglia di fare inediti, no? Con questa musicalità inedia, un po' che ricorda il discorso di fare gli inediti, con l'inedia che è l'incapacità di assimilare le cose, no? Anche con i testi che scriviamo, viviamo in un mondo un po', bulimico, quindi è difficile anche riuscire ad assimilare le cose. Quindi noi scriviamo dei testi e facciamo una musica molto diretta, rock, per cercare di un po' anche svegliare, da qui deriva anche il nome inedia, no? Un po' destare chi ci ascolta. Bene, queste sono cause che la Vica Rock ha sempre sposato, diciamo, sotto questo punto di vista, cioè cercare di far aprire gli animi di chi ascolta la musica rock, perché non c'è solo il metal, non esiste solo il rock pesante, ma esistono tante musicalità, chiamiamole così. Che possono essere veramente importanti nella scena musicale italiana, soprattutto anche se l'Italia purtroppo stenta un po'. Sì, rimane indietro in tante cose, stenta secondo me anche a presentare degli scenari giusti, no? Per le band che fanno inediti. Il mondo commerciale anche, no? È cambiato tanto, i dischi non vendono più come una volta, è tutto il sistema che è diverso, no? Ma per fortuna ci siamo noi della Vica Rock che riusciamo a lanciare chiunque. Bene, ragazzi. Lasciamo perdere sta cavolata che ho detto. So che avete preparato qualcosina da farci ascoltare, quindi vi lascio un attimo la scena e ci rivediamo tra pochissimo. Allora ragazzi, vi abbiamo ascoltato, vi hanno ascoltato anche da casa, ora ditemi velocemente un motivo per cui la gente dovrebbe mettere un like sul vostro video. Guarda, il motivo proprio non lo so, però siamo ragazzi, oltre i 45, che tra i tanti impegni cercano di comunicare qualcosa e ci mettiamo anche molta passione, quindi spero che venga percepita questa passione, nient'altro. Bah, da qui la passione arriva, non so da lì. Decidete un po' voi, mettete un like se vi piacciono e volete vederli sul palco della Vica Rock 2019. Io ovviamente vi aspetto il 7 e l'8 di settembre al Parco Antonio Niante di Via Grande, la Vica Rock 2019. Ciao ragazzi, grazie. Ciao, grazie, thumbs up, ciao. ciao.